donne, le ragazze, non diranno mai: io cerco un pisello. Salve a tutti, utenti di YouTube da Leandro, conoscitore italiano. Dunque, oggi voglio offrirvi un video che piace molto a chi reputa le donne furbe, a chi reputa le donne scaltre. Perché? Perché oggi io voglio comunicarvi un fatto molto semplice, ossia che oggi come oggi trovare una donna o una ragazza che vada ad ammettere che cerca magari un pisello è come sperare di trovare un ago in un pagliaio. In pratica ci sono, azzardo a dire, zero possibilità che questo fatto si vada a verificare. Va bene? Perché? Perché le ragazze e le donne di oggi sono furbe. Essere furbe non è un'offesa, quindi se sei una ragazza e una donna, non sentirti offesa da me, perché è un complimento, ok? Sono scaltre, sono in gamba e sono persone però anche che, secondo me, non possono ammettere questo, va bene? Perché pur volendo e pur desiderando un pene, una donna non lo dirà mai e poi mai. Perché, ripeto, domanda? Perché non può permetterselo, altrimenti arriverebbero centinaia di migliaia di uomini che andrebbero a sommergere queste ragazze e queste donne nei social network in cui magari sono iscritte di messaggi su messaggi e di richieste di amicizia su richieste di amicizia. Verrebbero letteralmente bombardate. Quindi, per evitare tutto questo, una ragazza o una donna di oggi non può dire io cerco un pisello. Attenzione, le donne hanno voglia di fare sesso come tutti gli uomini, va bene? Però è chiaro che non lo dicono, non lo possono dire, proprio perché per loro è complicato farlo, perché per loro è difficile poterlo ammettere, va bene? E perché è difficile poterlo ammettere? La risposta è sempre la stessa, perché i tempi attuali, i tempi contemporanei non permettono a queste soavi fanciulle che vadano a dire questo, va bene? Non lo possono, non se lo possono permettere. Permettersi di dire, no? Io cerco un pisello, sarebbe per loro compromettente, sarebbe per loro complicato, per loro le cose si metterebbero molto 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 male, perché arriverebbero migliaia di messaggi, richieste di amicizia, è un macello, va bene? Mentre noi uomini magari lo ammettiamo pubblicamente, tranquillamente e serenamente, no? Io cerco una vagina, io cerco una patonsa, io cerco una passera. Bene, le donne no, perché non possono permetterselo, va bene? E anche perché, pur volendo fare sesso, pur volendo fare l'amore, che dir si voglia, una donna se lo tiene per sé, anche perché in parte è un po' riservata, ok? Non è una che si mette a dire tutto a tutti, e in parte anche perché, sfruttando questa voglia che molti uomini hanno di voler svuotare le reali palle, ossia il reale augello, si fanno furbe e dicono: meglio che questa voglia un uomo, un ragazzo che ce l'ha, la vada a sfogare con me, magari facendomi pagare, così posso permettermi di comprare un telefono nuovo, un tablet, un iPad, un iPhone, quello che è, piuttosto che spiattellare ai 420 questa cosa, dato, visto e considerato che la maggior parte degli uomini, la maggior parte dei ragazzi, sono dei luridi pisellocentrici, sono dei luridi porci, sono dei luridi maiali, va bene? Ecco, questa è la spiegazione di Andriana, questa è la spiegazione di Leandro, conoscitore italiano. Bene? Ora, io probabilmente sono uno di quelli che ha la faccia tosta. Ora, io probabilmente sono uno di quelli che esagera. Ora, io probabilmente sono uno di quelli che vede le cose in maniera troppo pessimista, in maniera troppo
negativa, in maniera troppo brutta, in maniera troppo ostica. Questo lo so, ma a me non interessa, perché come dico sempre, o meglio spesso nei miei video, a me interessa comunicare il mio punto di vista, a me interessa comunicare la mia visione, a me interessa comunicare la mia opinione, punto. In barba a qualsivoglia tipo di commento negativo, brutto e o offesa che potrebbe arrivare nei miei confronti, barra nei miei riguardi. Bene. Quindi io ho detto quel che dovevo dire. Le motivazioni, secondo me, che sono alla base di una scelta del genere sono proprio queste. Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti le mie parole bene. E soprattutto chi ha occhi per vedere, vede la realtà senza finzione, come fa Leandro, conosciuto italiano, vede la realtà in maniera pura, vede la realtà in maniera autentica, senza sommergerla, senza nasconderla, ma soprattutto rendendo in maniera palese vero tutto quello che va vedendo quella persona chiaramente, quindi tu che stai guardando e ascoltando me, e capendo, rendendoti conto che non è oro quel che luccica e soprattutto che le donne di oggi, secondo me, sono furbe. Non è un'offesa. Essere furba, cara ragazza, cara donna, non è un aggettivo di diffamazione, è un aggettivo che può essere considerato come un complimento. Vorrei avere io la furbizia che è una donna, va bene? Essere furbe non è un'offesa, ripeto. Quindi se sei una donna devi essere orgogliosa e eventualmente non è detto che tu sia furba di essere furba, cara ragazza o cara donna. Perché? Perché la furbizia, oggi come oggi, è fondamentale, serve, ti aiuta e soprattutto ti dà una mano. Bene, grazie a tutti voi, grazie a quelli che mi hanno visto e a quelli che mi hanno ascoltato oggi in questo video. Mi raccomando di iscrivervi al canale perché questo canale cresce. Se cresce è grazie a voi e soprattutto fornitemi una vostra opinione, quindi un vostro punto di vista in base a ciò che avete ascoltato e ciò che avete visto proprio oggi. Ciao da Leandro, conosciuto italiano.